Esperienze di donne a confronto al Palazzo delle Arti di Napoli, dove si è tenuta la tavola rotonda voluta dall'assessorato al lavoro del Comune, che ha visto anche la partecipazione della consigliera alle pari opportunità Simona Marino. L'incontro, dal titolo Le imprese delle donne, ha inteso promuovere una riflessione sul tema del lavoro a pochi giorni dalla festa del 1° maggio. Sono intervenute con la loro testimonianza donne impegnate sul territorio nel mondo dell'imprenditoria, del sociale e della politica, ed è stato presentato il libro Imprese da favola della giornalista Angela Padrone. Siamo a 2 giorni dal 1° di maggio e ci pare necessario dedicare un momento di riflessione su 2 aspetti fondamentali. Dentro la produzione, dentro la ricerca del lavoro, dentro al progresso di questa città e di questo paese, le donne hanno un ruolo fondamentale. Vogliamo raccontare il successo di tante donne per parlare ad altre donne che hanno nel cassetto un progetto che noi intendiamo consentire loro di realizzare, e dall'alto per dire, a partire dall'importante ruolo dell'informazione, che non è vero che non si possono risolvere i problemi si possono risolvere, bisogna disporre di buone leggi, bisogna disporre di risorse adeguate, bisogna sostenere chi intende lavorare, perché il lavoro è la dignità delle persone e dell'autonomia di tutti, a partire innanzitutto dall'autonomia delle donne.